oggi un importante evento formativo, la tutela dell'ambiente e del territorio con validi partner che parlano appunto di questo problema. Ecco, ma quanto è sentito questo problema, in particolare nella nostra provincia, avvocato? Il COA di Agrigento, attraverso l'accreditamento di questo evento formativo organizzato con FIDAPA e con la presenza di illustri relatori dell'Arma dei Carabinieri, il tenente colonnello Castronovo, dell'ingegnere Gabriella Battaglia, di un nostro iscritto, l'avvocato Schembri, della dottoressa Andarina Occhipinti, che è presidente di sezione alla Corte d'Appello di Caltanissetta, ha inteso organizzare questo evento di grande importanza, soprattutto per la città di Agrigento, per la tematica che tratta, che è quella della tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. L'argomento sarà trattato da più punti di vista, non soltanto quello normativo, sia amministrativo, sia penale, ma anche l'approccio tecnico e l'attività che svolge l'arma in termini di repressione e di controllo del territorio. La presenza degli avvocati è di particolare importanza perché gli avvocati intendono essere presenti attivamente con la propria professionalità rispetto al territorio agrigentino, non soltanto nel momento in cui arriva la sanzione e quindi c'è il provvedimento che colpisce un imprenditore o un cittadino che ha disatteso la norma a tutela dell'ambiente e del territorio, ma vuole esserci anche prima, cioè quando il cittadino ha la necessità, soprattutto se è un imprenditore, se è un soggetto che ha un'attività commerciale o imprenditoriale, ha la necessità di avere una consulenza per comprendere ciò che si può e si deve fare in materia di tutela ambientale e del territorio. Dunque è importante essere presenti non soltanto nel momento in cui arriva una sanzione, ma è importante essere presenti e avere una professionalità come quella di un avvocato nel momento in cui si deve prevenire un danno ambientale. Prevenire significa tutelare le nostre bellezze, che ovviamente sono volano di una economia sana che abbia come fulcro proprio la tutela della bellezza. Oggi si discute di tutela ambientale e del territorio, una iniziativa che vede coinvolti numerosi partner in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati come evento formativo. Sì, la FIDAPA praticamente si interconnette con gli organi istituzionali, con gli ordini professionali e con le altre associazioni, con il Club Service, perché insieme si può lavorare e quindi agire così sul territorio. Ecco, la nostra associazione si occupa anche delle tematiche sociali attraverso mostre, convegni, incontri culturali e quant'altro. Cerchiamo di far emergere le problematiche che esistono nell'ambito della società. Ecco, per questo biennio, per il biennio 2021-2023, noi ci siamo proposti di essere unite per un fine comune, quindi per la formazione, per l'istruzione e per la cittadinanza attiva. E nell'ambito appunto di questa cittadinanza attiva noi ci stiamo soffermando per la tutela dell'ambiente. Ecco, sottolineare come noi possiamo nel nostro piccolo contribuire anche a sanare quel poco che possiamo fare per l'ambiente. Naturalmente ci dobbiamo mettere tutta la nostra buona volontà. Certamente noi con il nostro progresso non vorremmo diciamo rinunciare a tutto ciò che abbiamo, però dobbiamo evidenziare e cercare di limitare determinati sprechi. Ecco, questo è importante. E il nostro Stato, proprio la nostra Costituzione, rimodellando gli articoli della Costituzione, appunto l'articolo 9, l'articolo 41, ma anche quel 117, ha inserito anche l'ambiente e l'ecosistema. Parlare di ambiente oggi, di tutela dell'ambiente, può sembrare scontato, può sembrare semplice. In realtà non è così, perché la consapevolezza della necessità di difendere l'ambiente come patrimonio comune, come bene comune a tutti, è una consapevolezza di acquisizione recente.
Si è passati da una concezione dell'ambiente antropocentrica, cioè da una visione dell'ambiente asservita esclusivamente alla salute dell'uomo, funzionale ad assicurare un determinato livello di qualità nella vita dell'uomo, ad una concezione ecocentrica. L'ambiente è un bene suscettibile e meritevole di tutela autonoma. In questo senso si è mosso, io mi occupo di penale, quindi il legislatore penale, anche attraverso la legge 68 del 2015. L'incontro di oggi vuole essere anche un'occasione di approfondimento delle problematiche che tuttora persistono nell'applicazione della legge, che vanno da alcuni profili di indeterminatezza a profili interpretativi legati alla nozione di inquinamento, di alterazione, compromissione dell'ambiente. E l'ultima recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione rappresenta, in cui il bene ambiente entra a far parte dei principi, la tutela dell'ambiente rientra, viene configurata tra i principi fondamentali dello Stato, rappresenta questa modifica anche un'ulteriore suggello e conferma della importanza della materia trattata e soprattutto dell'urgenza, del carattere improcrastinabile, ecco, della problematica connessa. L'Arma dei Carabinieri ha accolto con grande piacere questa iniziativa proposta da FIDAPA e dall'Ordine degli Avvocati. Effettivamente oggi l'ambiente è una problematica di cui si parla, si deve parlare, perché l'ambiente è fatto segno di grandi torture a suo carico e non abbiamo certamente un pianeta B su cui poter andare. Quindi la tutela dell'ambiente, la sua salvaguardia e, laddove è necessario, l'azione repressiva da parte delle forze dell'ordine deve essere il nostro faro comune e deve animare le nostre azioni. Il nostro territorio spesso è interessato da questi reati, in particolare mi riferisco agli sversamenti a mare di opifici industriali. Purtroppo sì, ci troviamo in un periodo in cui, iniziata la molitura delle olive, inizia lo sversamento delle acque di vegetazione, molto spesso nelle fognature, e da qui attraverso i depuratori che vanno in tilt nei corpi ricettori, creando dei danni biologici di dimensioni devastanti, perché l'olio all'interno del corpo ricettore, quindi dell'acqua, crea una moria di pesci e comunque della ittiofauna, vegetazione, della biofauna in generale, che dà danni veramente irreparabili.